disperato. Signore e signori, a tutti voi il più cordiale buon pomeriggio. Siete collegati in diretta con Piazza del Campo in Siena. 16 di agosto è il giorno del Palio dell'Assunta. Il saluto vi giunge da Patrizio Salerno, a voi che ci seguite via TV e ai tantissimi che ci seguono tramite il live streaming da più o meno da tutto il mondo. Sta per iniziare il corteo storico, preceduto come di consueto dalla esibizione del drappello dei carabinieri a cavallo. Vedete questa splendida immagine che giunge dalla nostra torre issata sulla sommità di Palazzo Sanzedoni, che ci darà la possibilità di gustarci delle immagini molto suggestive, nonché i bellissimi rallenti della corsa. Oggi 16 di agosto è una data, per quanto riguarda il sottoscritto, da segnare con il circoletto nel calendario, perché accanto a me, e questa è una cosa che forse da tanti anni pensavamo, in questa avventura di raccontarvi le emozioni del corteo storico che precede la carriera, vi è Virginia Masoni. Ciao Virginia, buonasera. Buonasera Patrizio, buonasera a tutti i nostri telespettatori. È una grandissima emozione essere qui insieme a te per raccontare questo viaggio nella storia della nostra Siena, il corteo storico che precede la corsa dedicata all'Assunta. Quindi un'emozione grandissima, Patrizio. Anch'io sono particolarmente emozionato. Allora, pomeriggio piuttosto ventilato, addirittura
vi sono state delle così voci che davano dubbi sullo svolgimento del corteo della carriera. Non è una giornata da mezzo agosto, Virginia, direi, vedremo cosa succede. Nel frattempo ci gustiamo quello che da moltissimi anni ormai è l'anteprima del corteo, l'esibizione splendida dei gli uomini in armi, dei carabinieri a cavallo, che dà gloria e onore alla città intera. C'è un grosso legame fra l'arma e la città di Siena, e questo chiaramente ci rende particolarmente orgogliosi. Bellissimi in alto uniforme, vedete, sono dei soggetti estremamente curati. In realtà i ragazzi hanno già effettuato una prova generale a tutti gli effetti proprio ieri pomeriggio, salutata dall'applauso della folla numerosissima in Piazza del Campo. Quest'oggi, come di consueto, non vi è ancora molta folla perché siamo piuttosto avanti nel pomeriggio. Come tutti i senesi sanno, l'emozione del corteo è sempre molto forte, quindi spesso i contraioli preferiscono arrivare all'ultimo momento proprio per evitare così il troppo patema d'animo. Parleremo molto di poesia, no, in questa cronaca. Assolutamente. Mi vengono in mente almeno due metafore. Ora ne parleremo, di due poeti famosi. Del resto il Palio di quest'anno è dedicato al centenario della nascita di un grande poeta, che è appunto Mario Luzzi. Nel frattempo si stanno per avvicinare alla carica i carabinieri a cavallo, a sciabola sguainata. L'arma è nata nel 1814, è nata proprio come arma a cavallo, è l'unico reparto dell'esercito italiano che ancora usa l'animale. In questo momento la carica dei carabinieri a cavallo. Ecco l'applauso di tutte le persone presenti già all'interno di Piazza del Campo, sui palchi, sulle terrazze, sulle finestre. La notizia buona è che il cielo sopra Piazza del Campo è terso, si sono allontanate le nuvole minacciose che nelle prime ore di questo pomeriggio di metà agosto avevano fatto temere un possibile pioggia e quindi un'alterazione dell'iter della festa. Sembra che tutto possa procedere serenamente. Questa immagine è bellissima, arriva con questo braccio mobile su cui è issata una telecamera, che è montato nella torre del Palazzo della Fondazione. Qui vediamo invece dei primi piani sulle tante persone presenti all'interno di Piazza del Campo. Nominavi Mario Luzzi perché dedicato alla sua memoria, ai 100 anni della sua nascita. Mario Luzzi è nato nel 1914, il drappellone dipinto da Ivan Dimitrov, un artista dall'origine bulgara. Qui intanto vediamo un bellissimo rale, le sciabole come segno di ben augurio. Sì. Tra l'altro lo rammentiamo sempre, facciamo un'altra volta, vi è un riferimento storico anche della carica, che appunto ricorda la celebre carica della battaglia di Pastrengo nel 1848, durante la guerra d'indipendenza d'Italia, e furono proprio i carabinieri a cavallo che permisero la vittoria in quello storico scontro, salvando la vita di re Carlo Alberto. Tra l'altro, lo dicevo, è l'unico esempio di parte dell'esercito che ancora utilizza l'animale. Sono bellissimi, è sempre un grande onore vederli, anche per vedere la cura. Siena ama il cavallo, qui ci sarebbe molto da parlare, la cura che usano questi uomini per ben figurare con questi bellissimi animali. Dicevi giustamente tu, Virginia, di Mario Luzzi. Fra poco, e noi proveremo a raccontarvelo per quanto possa essere difficile tramite un microfono e una telecamera, l'emozione del corteo storico, che è fatto di luci, di colori, di silenzi, di rumori spesso. Allora, dicevi tu di Mario Luzzi, giustamente, a me vengono in mente due metafore. Eugenio Montale e Mario Luzzi stesso hanno raccontato in due celebri poesie il corteo storico, appunto, paragonandolo l'uno a un mulinello d'acqua e l'altro a una trottola, questo proprio a rappresentare i colori variopinti che quasi si mescono. Me ne viene in mente anche un altro, che invece non è poesia ma è prosa, Marguerite Henry nel suo bellissimo Gaudenz, La gloria del palio, quando
far raccontare a Giorgio Terni, il dimenticato vittorino, il suo primo corteo storico, chiaramente sul soprallasso, in quanto in quel palio partecipò alla carriera, quindi quasi il senso di nausea che arriva dal estremo riempire l'occhio di colori così variopinti e rumori, e questo sarà un po' il nostro la nostra colonna sonora. Esatto.